Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Dall'Alta Valle Savio, gli spicchi più gustosi di Romagna, quelli del fumaiolo. Solo ingredienti italiani di qualità per una fragrante piadina con il 40% di grassi in meno e senza conservanti. Prova la linea benessere con farine bio ai 10 cereali, al Camut, al Farro e integrale. Fumaiolo, qualità in natura, per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Academy organizza un corso di cucina davvero sfizioso nelle cucine di iCook con Masterchef Cristina Lunardini, il mondo dei panini, panini gourmet quindi. Beh, si hanno tantissimi gli appassionati e tantissime le persone, non solo i più piccoli, che si dedicano oggi al mondo dei panini. Il panino ha sempre rappresentato la merenda o il momento in cui si faceva un attimo di pausa o quando non c'era tempo di mangiare o preparare un pasto, un panino con due fette di prosciutto. Adesso il panino si è trasformato, abbiamo sempre avuto la possibilità di farlo perché terra Italia di salumi, poi noi in Romagna ancora di più, quindi pane e salame piace sempre. Pane e salame è un classico, quindi. Però noi ci mettiamo ben altro, non solo pane e salame, ma un panino arricchito con una salsa, con un pieno prodotto che viene cotto e quindi il panino si trasforma e diventa proprio gourmand. Gourmand, quindi noi vogliamo proprio analizzare tutte le fasi e le procedure. Panino, abbiamo detto, nella tradizione è visto sì come un momento dedicato alla merenda, piuttosto che magari a metà mattina a rinforzare quella che magari è stato un dispendio di energie per chi magari ha un lavoro particolarmente pesante. E allora tanti sono i tipi di pane utilizzati, quindi dai primi pani magari integrali, il pane di montagna. Qual è stato l'escursus di tutti questi panni proposti nelle varie farciture? Quelle varie farciture? È stato pensato creando un abbinamento, quindi un tipo di pane con un gusto particolare abbinato a un ripieno particolare, quindi non è classica fettina di affettato, ma una salsa dedicata, costruita quindi non la solita maionese, ma magari una salsa dove ci sono delle verdure, delle erbe aromatiche, quindi un'emulsione, dei profumi, dei sapori, e all'interno anche magari che può essere del pollo, del gambero, del pesce, ma anche del baccalà, cioè diciamo che il panino diventa un piatto. E un piatto unico, una dove proposta. Ci sono tanti condimenti, tante preparazioni e profumi, quindi è proprio sfizioso. Quali sono gli accorgimenti necessari per poter proporre un panino non troppo carico ma neanche troppo leggero? Perché comunque mangiare un buon panino significa anche gustare sapori un po' intensi, un po' particolarmente appetibili e accattivanti.
Diciamo che la proporzione tra il pane e la farcitura deve essere calibrata, perché se io ho troppo pane alla fine non ho il gusto di quella che è la farcitura, così come se ho troppa salsa o troppo condimento non sento i vari ingredienti. Quindi che ho utilizzato. Quindi la famosa fetta di pane con la sottilissima fetta di salame era fatta apposta per soddisfare la voglia dei più piccoli ma non caricarli troppo di grassi e proteine. Oggi invece possiamo comunque considerare delle misure ben precise per farcire un panino gourmand. Sì, diciamo che si tiene conto, cioè ci sono proprio delle proporzioni, diciamo che si fa un panino da 70, 80, massimo 100 grammi di pane, ma generalmente si preferiscono panini che abbiano avuto una lievitazione lunga, che siano abbastanza soffici, quindi che non devono impastare troppo o avere difficoltà di essere, diciamo così, proprio inghiottiti, perché poi magari uno deve bere perché non riesce, no, a mangiare il panino. Quindi un pane che nel volume magari ci dà l'idea che sia tanto, ma poi quando lo andiamo a pesare ci rendiamo conto magari che è 60-70 grammi, che sarebbe la porzione giusta, al massimo 100 grammi. Però con questi 100 grammi dobbiamo poi creare una porzione intera, quindi potrebbero essere due panini piccoli oppure uno molto grande. Quindi già da queste dosi e da questa ingredientistica ci rendiamo conto di quanto sia importante anche un corso di cucina dedicato al panino di oggi. Sì, anche perché il panino va a sostituire a volte un pranzo, una cena, oppure può essere un momento conviviale, no, con gli amici, tanto che il panino forse più conosciuto in tutto il mondo è con l'hamburger. Il famoso hamburger. Quindi abbiamo carne, verdure, salsa e pane ed è un piatto unico, ma su quest'idea poi se ne possono creare tantissimi. Che ha scalfato in pieno il famoso panino a salame. E ora prepariamo il panino integrale ai gamberi marinati e arancio. Gli ingredienti sono un panino integrale, un arancio, capperi, un uovo sodo, gamberi e maionese. Il procedimento, chef? Allora, prendiamo i gamberi, li puliamo, li mettiamo a marinare nel succo di limone e arancio. E nel frattempo tagliamo il pane e con la maionese aggiungiamo un po' di zeste d'arancio, la parte esterna, e qualche goccia di succo d'arancio, quindi la aromatizziamo. Facciamo bollire l'uovo sodo, lo facciamo raffreddare. Prendiamo i nostri gamberi che sono stati a marinare, li scoliamo, li passiamo con un po' di sesamo e li cuociamo in forno per 6-7 minuti a 200 gradi. A questo punto prendiamo il pane, lo tagliamo a metà, lo spalmiamo con la salsa di maionese all'arancio, mettiamo i nostri gamberi aperti, un trito di capperi e l'uovo sodo. Chiudiamo e mangiamo. Sotto l'ombrellone. Il corso dedicato ai panini ci permette di conoscere tutte le tecniche. Allora partiamo proprio dalla preparazione del pane per presentare ai nostri ospiti un panino completo in tutte le sue parti. Diciamo che si potrebbe partire addirittura dalla preparazione di fare il pane, ma dopo entriamo nella panificazione e sarebbe estremamente lungo. In commercio troviamo tantissimi tipi di pane, quindi dal pane più morbido, il pane a fette, dal toscano alla ciabatta, alla baguette e al classico panino all'olio, il panino morbido. Generalmente per i panini si tende ad avere un pane o che sia molto morbido e quindi lo vado a farcire ed ammorbidire poi ulteriormente con una salsa o una verdura molto umida, o per esempio che sia utilizzando dei pomodori. Però ci sono poi anche delle tecniche dove io posso utilizzare del pane che è già più croccante e quindi a maggior ragione mi riesce a sopportare una farcitura più bagnata. Generalmente per un pane tipo una baguette, tipo una ciabatta che è croccante, si tende sempre a utilizzare una salsa molto molto morbida, che potrebbe essere anche un pesto, potrebbe essere quindi una salsa di verdure. Quindi a bagnare la parte interna. La parte esterna deve rimanere croccante. Il panino generalmente deve avere un composto poco alveolato, perché deve trattenere tutte quelle che sono le farciture che andiamo a mettere. Oltre al panino possiamo avere, diciamo, un panino aperto, che potrebbe essere anche la classica bruschetta, che ormai si perde nella tradizione italiana.
dove può essere solo con dell'olio o con un filo di sale, ma potrebbe essere anche con delle verdure, delle ratatouille, e in questo caso abbiamo del pane tostato per renderlo più croccante. Quindi noi andiamo a tostare il pane a seconda della proposta della preparazione che vogliamo realizzare. Ma anche proprio dal gusto che vogliamo ottenere, perché il pane tostato diventa più croccante e tutto ciò che diventa, si dice proprio in gergo, crunch prende, è più appetibile, più goloso. Quindi se è un panino che è fatto espresso, diciamo così, quindi io lo faccio e lo servo, perché al giorno d'oggi abbiamo locali che servono il panino fatto al momento, e lo posso fare e mi rimane questo effetto. Quindi anche se poi lo vado a bagnare con una salsa o un condimento, cosa che se invece quando vado a fare un panino che devo mangiare dopo, anche se lo vado a tostare, vado a perdere quella fragranza del croccante, quindi molte volte non viene tostato, oppure viene tostato per ottenere un attimino un po' di un effetto anche a volte leggermente di gusto più diverso, perché più quando lo andiamo a tostare si caramella proprio e oltre ad essere colorato gli dà un sapore diverso. Panino ai semi di papavero con maialino arrosto e salsa di peperone. Gli ingredienti sono un panino, un filetto di maiale, erbe aromatiche, un peperone e mandorle a lamelle. In questo caso utilizziamo il filetto di maiale, lo puliamo, facciamo un trito di erbe aromatiche miste con abbondante finocchietto selvatico e lo lasciamo marinare nelle erbe con qualche goccia anche di aceto balsamico. Nel frattempo, a parte, mettiamo il peperone in forno per farlo brustolire, lo spelliamo, una volta pronto lo frulliamo con olio, sale e pepe. Prendiamo il nostro filetto di maiale, lo facciamo leggermente rosolare in padella sul fornello e lo mettiamo per 25 minuti a 180 gradi al forno. A questo punto, quando sarà pronto, prendiamo il nostro pane, lo tagliamo a metà, prendiamo la salsa di peperone, che una volta che il peperone è cotto l'abbiamo frullato. Tagliamo a fette il filetto di maiale, mettiamo un po' di mandorle a lamelle, chiudiamo il panino e lo degustiamo. Anche questo sotto l'ombrellone oppure per un bellissimo picnic. Il panino quindi oggi è una vera e propria moda, lo possiamo, abbiamo detto, gustare in tutti i momenti, in tutte le presentazioni e preparazioni, dai picnic alle passeggiate all'aperto a quelle bellissime presentazioni offerte in diversi bar, ristoranti e pasticceria che offrono un angolo di salato particolare. Diciamo che il panino è il salato o la sostituzione, il dover sostituire o preparare un pasto in qualsiasi momento, e quindi anche dove non c'è la possibilità di avere la cucina o di cucinare al momento, è una preparazione del momento. Ma ma negli ultimi tempi non è solo quello del dover sostituire una cosa che non c'è, perché ci sono locali che in passato, gli anni 80, hanno dettato moda, cioè abbiamo avuto i paninari, un modo di vestire, di atteggiarsi, di linguaggio, quindi il panino ha rappresentato proprio un periodo storico, possiamo dire. Quindi anche oggi ripresenta la dinamicità dei giorni che viviamo oggi, quindi la velocità però con grande attenzione al gusto e all'inserimento di prodotti benessere, di prodotti magari leggeri, di prodotti sfiziosi. È una grande apertura anche a quello che è il mondo delle alternative, delle erbe officinali, delle spezie. L'utilizzo molto delle verdure, quindi si fa, se all'epoca era un po' ricalcare il fast food all'americana in maniera molto schematica, uguale, ad oggi il panino viene chiamato gourmand proprio perché si fa ricerca sul prodotto. Quindi il prodotto che viene messo all'interno alla fine è un prodotto preparato, cucinato o
realizzato che rappresenta proprio un piatto. E non a caso nascono magari locali, oppure anche i ristoranti fanno delle serate dove viene magari abbinato il pane particolare con la farcitura particolare e magari la birra o il vino più indicato con quel tipo di panino. Il beverage adatto quindi al panino. E qui ci viene anche un dubbio: lo mangiamo con le mani, con le posate? Viene solitamente fermato per aiutare il commensale con un oggetto, sicuramente viene incartato? Perché rigorosamente con le mani il panino. Con le mani. Abbiamo l'ok, possiamo, sì, anche se siamo in un ristorante particolarmente sciccoso. Se è stato fatto nella giusta maniera, nel senso che abbiamo le giuste proporzioni, quindi non mi ritrovo con una quantità di pane esagerata. Quindi non deve essere l'idea del panino, ma deve essere proprio il panino. Fatto nella giusta misura, nella giusta presentazione, dove poi devo avere anche una certa agevolatezza nel mangiarlo. Quindi se magari è un aperitivo o qualcosa in piena, devono essere panini molto piccoli, da 20 grammi, piccolissimi, che rappresentano uno o due bocconcini chiusi con magari lo spiedino. Se è una cosa che viene fatta a tavola, a maggior ragione, però quando nel momento in cui lo vado a mangiare non deve essere una cosa sproporzionata che non riesco diventa a mangiarlo. Problematico mangiarlo e consumarlo. E come decorazione noi comunque abbiamo la possibilità di decorare anche il piatto con vari ingredienti da poter abbinare, quindi possiamo sostituire la classica patatina fritta con altre proposte. Solitamente viene fatta la proposta magari di una verdura, e magari presentata anche fritta invece della patatina, magari un mix di verdure o secondo il periodo della stagione. Se in inverno potrebbero essere delle chips di zucca o delle patate viola oppure di zucchine o melanzane, giusto perché poi lo sfizio del fritto con la salsina mangiato con le mani ha un gusto sempre al massimo, l'apoteosi. Con le mani più buono. Quindi il panino con le mani è giustamente quello che accompagna il panino rigorosamente con le mani. Panino ai cereali con pollo e salsa yogurt. Gli ingredienti sono 300 g di petto di pollo, 2 cucchiaini di chili piccante tritato, peperoncino, un rametto di prezzemolo, uno di basilico, 2 spicchi di aglio, una cipolla, un limone spremuto, sale, pepe, olio di oliva pangrattato, pomodorini secchi, valeriana e naturalmente il nostro panino. Per la salsa yogurt, 200 g di yogurt bianco greco, un limone spremuto, 50 g di olio di oliva, sale, pepe ed erba cipollina. Procedimento. Frulliamo in un cutter tutte le erbe aromatiche, l'aglio, la cipolla e il succo di limone. Aggiungiamo olio quanto basta per ottenere un composto cremoso e con questo composto mettiamo a marinare il petto di pollo. Lo possiamo fare anche per una giornata intera. Mettiamo il pollo a questo punto con sale e pepe e lo cuociamo in padella e finiamo la cottura in forno. Possiamo aggiungere del chili se lo vogliamo piccante o anche del peperoncino fresco. Una volta che il pollo è pronto lo facciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo la salsa di yogurt. In una ciotola mescoliamo lo yogurt con sale, pepe, il succo di limone e erba cipollina tritata. Prendiamo il nostro panino, lo tagliamo a metà, lo cospargiamo con la salsa di yogurt, mettiamo sulla base la valeriana, un po' di pomodorini secchi tritati, prendiamo il nostro petto di pollo, lo tagliamo a fettine sottili e lo disponiamo sopra. Chiudiamo e anche in questo caso possiamo utilizzarlo per un aperitivo, per sotto l'ombrellone, per un picnic. E possiamo gustare in terrazzo all'aria aperta oppure sul divano con l'aria condizionata. Thank you.
diventato l'excursus. No, se li mettiamo su perché questi... è piatto con vari ingredienti da poter abbinare Lo tagliamo a fetti. Scusa, ho sbagliato. Oppure per un bel picnic. O davanti al divano con l'aria condizionata. Perfetto. O sul divano con l'aria condizionata, in terrazza naturalmente, senza aria condizionata. Allora in terrazza, scusa, dove lo vuoi mangiare sto cazzo di panino? Dai, rifaccio. Decidi dove mangiarlo. Dico tutte e due. Dall'Alta Valle Savio, le paste del fumaiolo. In pochi minuti potrete portare in tavola primi piatti gustosi e genuini. Dalla tradizione romagnola, tortelletti, gnocchi, cappelletti, strozzapreti e tante altre specialità preparate proprio come una volta, con i migliori ingredienti italiani. Fumaiolo, qualità e natura per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case.